Esaù e i suoi uomini vanno incontro a Giacobbe. E Giacobbe è chiamato Israele ed è un uomo importante. Ecco Israele con la sua grande famiglia. Tutti aspettano il fratello Esaù e non sanno che cosa può accadere. Esaù è arrivato e Giacobbe davanti a lui si è inchinato. Ma Esaù non si vuole vendicare. Bacia suo fratello perché ha già deciso di perdonare.